Destinazione di oggi, i prati di Stroncone. C'è questo lungo sentiero che parte dai prati di Stroncone e arriva a Grecio. Comunque questo posto è proprio fichissimo perché ci stanno questi prati enormi, perché giustamente si chiamano prati di Stroncone per un motivo, ed è bellissimo perché è tutto immerso nella nebbia e non si sente un suono, non ci sono animali né macchine, assolutamente nulla, silenzio totale. Questa cosa è un po' strana, un cerchio di pietre con una testa di animale dentro. Questa è una testa tipo di mucca. Un po' inquietante come cosa. Ma posso raccogliere il cranio di una mucca? Il mio hobby preferito. Rompere le pozzanghere ghiacciate. Un'altra cosa bella dello stare in un bosco in questo periodo è che si può girare anche senza mascherina, perché non c'è nessuno, e quindi niente, facciamo riposare un po' la faccia. Che bello. Piccola deviazione, di qua si va a Grecio Paese, noi tagliamo di qua verso il santuario. Lì. Allora, se vorreste rifare il nostro stesso sentiero partendo da Stroncone, arrivereste a un certo punto a un bivio con questa croce di ferro e un segno marcato CAI 366. Ecco, se volete arrivare subito al convento di Grecio, dovete, anziché prendere quel sentiero, dovete continuare invece sulla destra, verso il basso, nel sentiero del bosco. Perché il sentiero con la croce arriva comunque lì al convento di Grecio, però allunga appunto di 1,5 km, quindi se volete fare prima alla croce proseguite invece in basso, nel bosco verso destra. E si va nel santuario. Anche se non ci siete mai stati, il convento di Grecio è un posto importante anche per voi, perché è proprio qui che nel 1223 San Francesco ha inventato il presepe che ogni anno facciamo nelle nostre case. Infatti, in questa grande piana qui sotto, ogni anno viene fatto un grandissimo presepe vivente. E, poco più su, c'è un museo del presepe, dove ci sono pezzi che vengono da tutto il mondo e di ogni fattura. Diciamo che è il momento di una pausa per il cibo e niente, ci sta, noi iniziamo a tornare indietro.
greccio è proprio qui sotto. Siamo saliti un sacco in pochissimo tempo. Io sto morendo. È finita la salita. Per ora. Fatica tremenda. 1177 metri e siamo in cima. Non c'è più niente da salire. Ora si scende solo. Spero. Speriamo. Ancora salita. Di nuovo. Pensavo fosse finita. Comunque è bellissimo e tutto quanto, però sto bosco sta iniziando un po' a stufarmi. E... fa? Quanto manca? 2,6 all'arrivo. Finalmente. Basta, basta bosco. Voilà! Siamo tornati ai prati di Stroncone. Questa strada l'abbiamo fatta prima all'andata. Alla grande. Tra poco si torna a casa. Pranza. Ehi, siamo arrivati con la macchina. Ah, si va a pranzo, finalmente. Che bello. Ci vediamo al prossimo video.